c'è stata una grande difficoltà per alcuni finanziamenti che sono venuti meno. La cosa bellissima è stato che c'è stato tutto un team che ha fatto squadra, sostenitori fortemente che ci hanno dato forti motivazioni a continuare e andare avanti, per cui la stagione è salva. Si svolgerà dal 16 giugno al 16 luglio la sesta edizione del Pompei Theatrum Mundi, stagione estiva dello Stabile di Napoli. Il festival era stato a rischio di annullamento dopo che la regione Campania aveva deciso nello scorso aprile di tagliare il contributo di 2 milioni. Il piano economico è stato consolidato col sostegno del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, del Ministero della Cultura, dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, del Parco Archeologico e del Comune di Pompei. Oggi è una giornata felice proprio perché si è risolta una crisi e sono intervenuti il Sindaco e il Ministro della Cultura e ognuno ha fatto una parte decisiva per coprire il buco che si era venuto a creare, che ci aveva indotto a sospendere appunto l'annuncio di questa nuova stagione di Pompei, che invece si presenta una stagione molto interessante, molto viva, all'insegna di un profilo femminile che mette insieme suggestioni che vengono dal mondo classico e dal mondo contemporaneo. La rassegna si aprirà con una Clitennestra interpretata da Isabella Aragonese e proseguirà con Le nozze di sangue di García Lorca, con la Medea di Euripide diretta da Federico Tiezzi, per concludersi con un Ulisse contemporaneo in cui si mescolano teatro, danza e musica dal vivo. Questi fondi hanno consentito poi di poter supportare questa programmazione. Ci fa particolarmente piacere perché la stagione di Pompei è una stagione importante, sia perché copre un segmento che è quello del dramma antico, che non ha un'offerta analoga in regione, e poi perché valorizza uno dei luoghi più importanti anche dal punto di vista archeologico e culturale dell'area metropolitana, che è ovviamente il Parco Archeologico di Pompei.